Bentrovati cari amici ed amiche, io sono la dottoressa Carolina Cassese. Oggi tratteremo un argomento molto importante concernente la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli nati dal primo matrimonio qualora i genitori abbiano costruito un nuovo nucleo familiare dal quale siano nati altri figli. Ebbene, il decreto legislativo 154 del 2013 ha imposto in capo al genitore l'obbligo di mantenere i figli in maniera proporzionale alle proprie sostanze economiche. Qualora il genitore sia inadempiente, il presidente del tribunale potrà ordinare il versamento di una parte del reddito del genitore inadempiente all'altro genitore a favore dei propri figli. Se il coniuge continua ad essere inadempiente, si profilano in capo a quest'ultimo i reati 570 e 570 bis del codice penale. La legge prevede la possibilità di domandare una riduzione dell'assegno di mantenimento su domanda appunto presentata dal coniuge e previa disposizione del giudice. Infatti la legge prevede che è sempre possibile richiedere una revisione dell'assegno di mantenimento per comprovate ed oggettive motivazioni economiche. In particolar modo questa revisione può essere prevista in due casi: nel caso di incremento del reddito di uno dei due coniugi, ovvero se il padre ha sempre versato l'assegno di mantenimento in maniera superiore alla moglie e quest'ultima si è diventata una ricca ereditiera, è palese che l'assegno di mantenimento debba essere versato dalla moglie, oppure nel caso in cui il padre abbia subito un improvviso deterioramento delle proprie condizioni economiche, per esempio nel caso in cui sia stato licenziato o posto in cassa integrazione. La Corte di Cassazione però ha previsto un ulteriore caso che rende possibile una revisione dell'assegno di mantenimento. Questo caso è stato previsto dall'ordinanza numero 14175 del 2016, del 12 luglio 2016, la quale ha previsto la possibilità di domandare una riduzione dell'assegno di mantenimento qualora il genitore, dopo la separazione o il divorzio, abbia ricostruito un nuovo nucleo familiare dal quale siano nati altri figli. Dal momento che il diritto alla famiglia è un diritto tutelato dalla Costituzione, in particolar modo l'articolo 29 della Costituzione, il padre potrà domandare una riduzione dell'assegno di mantenimento in maniera quindi proporzionale alle proprie esigenze economiche, che saranno quindi aumentate dal momento che sono nati altri figli. Tuttavia, chiedere una riduzione dell'assegno di mantenimento non vuol dire domandare l'azzeramento dello stesso, in quanto anche i figli nati dal primo matrimonio hanno diritto ad essere educati e mantenuti dal padre che abbia costruito un nuovo nucleo familiare. Un altro argomento che merita di essere trattato in questa sede riguarda la sorte dei contratti di ristorazione stipulati in costanza di matrimonio. In particolar modo, una coppia di promessi sposi aveva fissato la data delle loro nozze per il mese di maggio 2020, ma a causa dell'emergenza Covid-19 le loro nozze sono state rimandate al mese di ottobre 2020. Costoro quindi chiedevano se fosse possibile ottenere la restituzione della caparra versata al proprietario del ristorante al momento della stipula del contratto di ristorazione. La risposta è positiva, in quanto l'emergenza Covid-19 costituisce una causa di impossibilità sopravvenuta che comporta la risoluzione del contratto. Infatti, ai sensi dell'articolo 1256 e 1463 del Codice Civile, la parte che ha ricevuto un acconto sul prezzo è tenuto a restituirlo all'altra parte. Ciò però non vieta alle parti di rimodulare, di rinegoziare il contratto di ristorazione, magari differendo l'esecuzione ad un periodo successivo, tenendo fermo l'acconto già versato. Nella speranza di essere stata esaustiva, auguro a tutti voi una buona giornata e ci rivedremo alla prossima rubrica.